Benvenuti ragazzi di questo nuovo video con Matteo 99 e oggi siamo qui ritornati dopo un sacco di tempo, perché ho visto che l'ultimo episodio che ho fatto sulla serie Lanternet è stato il 12 novembre 2017. Dopo tutto questo tempo siamo ritornati nella versione. Ho deciso di iniziare con la mappa della Russia, visto che è stata una delle mappe che ho giocato di meno. E devo dire che gli aggiornamenti che io ho fatto, che non ho mai visto, sono stati molto efficaci, soprattutto riguardanti la grafica, perché devo dire che l'hanno migliorata veramente tanto. Non ci gioco da un'era, perché come ho detto l'ultimo video è uscito un bel po' di tempo fa, quindi dovrò un po' rimparare i comandi, ma quello lì è il minimo. E sono curioso di vedere quali armi nuove, ovviamente se le hanno inserite, quali siano, perché sono curioso. Allora, la t-shirt non mi interessa, però potrei fare le bende con la t-shirt. Pare che c'è già le mie cose bellissime, quindi io le piglio e facciamoci le nostre bellissime bende. Com'è che era l'inventario? G, sì, era G. Perché se io faccio questo, no scusate, ho sbagliato, se io faccio così mi dà McCloth, che posso usare per fare le bende. Ok. Ne invece? Qui cosa che c'è? C'è un... Beh, che niente, usiamo questa falce, magari ci dà qualcosa in più, magari togli più danni. Ci ho visto che bella ruota. Beh, così muore subito. No! Sì, non toglie chissà quanto. Però magari un'arma un po' più decente, una pistola, qualcosa, sarebbe molto più adatto. Orca boia! Orca boia, mori! Lo uccidiamo senza problemi. No, Dio. Ecco. Ok. Così che c'è qua? Sì, ma tutti i semi ci sono. Questo lo prendo assolutamente perché io prima non lo sapevo, ma serve per ricaricare i caricatori vuoti. Io prima non lo sapevo mai nella vita. Cosa che... No, sta qui non pensavo che si poteva rompere. Ma vediamo cosa c'è. Se si rompe magari. Cosa che sono delle balle di fieno, sono. Sì, ma non si rompe. Ah, ok, non mi ha dato niente. Tutto questo io non ho una macchina e non va bene. Cos'è che c'è sopra là? C'è qualcosa sopra il tetto. Ah, il sangue buggato, niente. Niente, raga, io devo andare da qualche parte qui, quindi non so quanto ci metterò, ma devo trovare una città. Mi sembra che così io l'ho fatto con Luca. Ma dove vado qui? La mappa sarà immensa. Andiamo di qua. No, c'è qualcosa nel fondo. Ah, anche là. Posso. Non posso usare. No, quello che ti fa andare. No, quello che ti fa andare più veloce. Quickly. No, string. Sto qui, no, parkour, overkill, survival, no, non c'è, overkill support, no, non c'è, e prendiamo questo,
Ok, raga, siamo arrivati a questo punto e ho visto in precedenza, in lontananza, ho visto una casa, quindi adesso mi sto avviando ovviamente a quella casa che dovrebbe essere qui, poi là in fondo ce ne sono altre come potete vedere. Io ho visto qui sopra che c'era una specie di... quelle case là in fondo, solo che ho sbagliato, devo salire magari di là. Spero che sia un paesino o comunque una cittadina, magari almeno trovo comunque le cose, una pistola, qualche munizione, riesco a trovare uno zaino che è la cosa che mi serve più in questo momento. Comunque, posso trovare anche cibo, acqua, eccetera. Niente, spero che comunque questo ritorno di questa serie vi piaccia comunque. Ovviamente se non gradite questa serie che volete non ve la porto più perché non vi piace o perché qualsiasi altra cosa, ditemelo, scrivetemelo nei commenti così io so cosa fare, insomma. Un'altra cosa, io ho installato, mi raccomando, guardate anche voi su Steam se ce l'avete, adesso H1Z1 o H1Z1, come volete chiamare voi, è free to play. Io l'ho scaricato, per chi lo volesse scaricare, gliel'ho detto, così magari chi prima non poteva prendersi perché non poteva pagarlo, perché non voleva pagarlo, adesso se lo può prendere free to play. Ho già fatto qualche partita, devo dire che la grafica non è che sia chissà cosa, ma devo dire che il gioco è veramente bello, essendo uno dei primi Battle Royale che hanno fatto. Chiedetemi anche nei commenti se volete che vi porti un video riguardo questo gioco. Niente, adesso magari togliamoci da qui e prendiamo un po' di... No. Una cosa che penso che dovrebbero fare le animazioni di quando si aprono le cose. Perché secondo me serve, oltre ai miei FPS che si abbassano. Adesso sono abituato a aprire l'inventario con G. Questo qui direi di dropparlo, prendiamoci questo. Magari non facciamoci vedere. Tu non dovrebbe vederci. Perché sono stupidi sti cosi qua, non ci vedono, non so il motivo. Se mi vede sono leggermente fottuto perché non è che abbia delle armi apposite riguardo a questo. Ho visto, vedo lì che c'è un succo di frutta e uno zaino, quindi sarei tentato di prenderlo. Magari così Tore non dovrebbe vedermi. Se trovassi una pistola sarebbe il massimo, ma non la trovo. Una fottuta pistola non la riesco a trovare. Proponiamoci. Oh, che bello, finalmente. Abbiamo trovato. Oh, solamente un colpo. Beh, i colpi ci sono qua. Cos'è questo? Scusate i lag qualche volta di FPS, ma purtroppo cose sono qualche volta mi calano. Scusatemi. Sono le uova. La balestra no. Quasi, quindi ce li pigliamo. In teoria dovrei avere più colpi però. E non me li dà. Vabbè, uccidiamo questi qua che sono quelli che ci danno fastidio. Ti ho detto, io sono fottuto, ma. Ah, Dio mio, adesso con cosa mi curo? Non ho più. Aspetta, facciamoci velocemente una... No, non adesso. Merda. Questo ci può servire. No, ciao. Perché non vai a ciapparti rat? Perché non vai a ciapparti rat, teta sorella e mona? Mi ha fatto rispawnare dove ero prima. Che cazzo, che palle. Che palle, oh. Vabbè, raga, devo ritornare a prendere tutta la roba. Anche se non so neanche se faccio in tempo, perché... Mi sa che non ci riesco neanche. No, non faccio il tempo. È lontanissimo il posto, fidatevi. Non sapete quanto sarò andato avanti. Purtroppo ho perso tutto. Vabbè, io direi che il video si può concludere qua. Spero che comunque il video vi sia piaciuto, anche se è durato non tantissimo. Ma scusatemi, non ve l'ho detto all'inizio, ma sono molto di fretta. Però comunque io volevo portarvi in video oggi, non volevo lasciarvi senza. Scusatemi se dura veramente poco, ma comunque essendo un secondo episodio non dovrebbe essere neanche tantissimo importante, anche se sì dovrebbe esserlo, però sono di fretta ragazzi, purtroppo oggi è un po' una giornata così. Niente, spero che il video vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, qui da Matt99 è tutto, scrivetemi nei commenti se volete che vi porto un altro episodio di questo, se volete la serie di H1Z1 o H1Z1 come lo volete chiamare voi, spero che il video vi sia piaciuto, noi ci becchiamo alla prossima, bella ragazzi.